Questa sera non ci sono avversari, siete tutti compagni di squadra per aiutare la Gigi Ghirotti. Sì, siamo felicissimi di partecipare, sono molto contento, già il secondo anno che partecipo a questo evento ed è una cosa molto importante di cui mi fa molto piacere. Tra l'altro l'associazione Ghirotti cura anche i malati di SLA, una malattia che nel calcio purtroppo è una piaga. Beh sì, è un'associazione molto importante che va sostenuta e noi ci teniamo molto e siamo contenti di essere qui. Nell'ultima partita è arrivata una sconfitta contro il Padova. Cosa non ha funzionato? Beh, purtroppo veniamo da un periodo non felicissimo. Stiamo lavorando per arrivare a Benevento con le più energie possibili. Sicuramente dovremmo riscattarci perché non è funzionato qualcosa, quindi abbiamo lavorato in settimana per cercare di sistemarlo. Vi è mancata la continuità perché a tratti avete fatto vedere anche del bel calcio oltre che dei risultati. Da cosa dipende? Una questione mentale o di valori tecnici che magari alla lunga comunque vi penalizza? Beh, se facessimo sempre grandi prestazioni saremmo delle macchine, quindi ci sta anche un periodo di calo. L'importante è che duri il meno possibile e già da sabato cercare di fare il meglio possibile. La sfida contro una big come il Benevento, voi avete già dimostrato di mettere in difficoltà comunque squadre.